La ricerca di Giovanni Pangrazzi, l'anziano di 87 anni scomparso nel riminese giorno di Natale, è giunta a una tragica conclusione. Il suo corpo senza vita è stato scoperto in una zona artigianale all'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica lungo il fiume Ventena, grazie all'intervento dei cani dell'unità cinofila, dei vigili del fuoco. Le tracce di Pangrazzi si erano interrotte subito dopo il pranzo di Natale, quando era uscito per prendere un caffè. E non era più stato avvistato. I familiari preoccupati avevano immediatamente lanciato un appello sui social media, al quale si era unito anche il comune di San Giovanni in Marignano, la sua città di residenza. Tuttavia, la vicenda presenta ancora alcuni aspetti oscuri. Innanzitutto, le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero, sebbene si ipotizzi la possibilità di un decesso per cause naturali. Di conseguenza, il magistrato di turno ha ordinato l'esecuzione di un'autopsia al fine di fare luce su questo tragico evento.